Ai 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 signori abbiamo una brutta notizia che riguarda il mondo della tv, lutto perché è venuta a mancare Jacqueline Zeman, attrice diventata molto popolare, molto conosciuta grazie alla soap opera General Hospital. La donna aveva 70 anni e a dare il triste annuncio è stato su Twitter il produttore della serie tv stessa Frank Valentini. Questo il messaggio che è arrivato proprio sulla piattaforma affidato a Twitter e di, che dice da parte della famiglia del General Hospital ho il cuore a appeso nell'annunciare la scomparsa della nostra amata Jackie Zeman. Proprio come il suo personaggio, la leggendaria Bobby Spencer, prosegue Frank Valentini, è stata una luce brillante e una vera professionista che ha portato così tanta energia positiva col suo lavoro. Jackie Zeman era da tempo malata di cancro. La sua morte ha gettato nello sconforto i suoi colleghi e amici. Jackie ci mancherà tanto, ma il suo spirito vivrà sempre con il nostro cast e la nostra squadra. Facciamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari, agli amici, alla famiglia e soprattutto alle sue figlie Cassidy e Lacey. Anche la serie General Hospital ha pubblicato sul suo profilo ufficiale un messaggio di addio alla popolare protagonista. Jacqueline Zeman è stata un amato membro della famiglia di General Hospital e dell'ABC sin da quando ha avuto origine il ruolo iconico di Bobby Spencer, più di 45 anni fa. Verrà ricordata per la sua interpretazione della cattiva ragazza che diventa eroina, per la quale è stata nominata agli Emmy, e per il suo cuore gentile e il suo spirito radioso. Siamo devastati dalla notizia della sua morte e mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Jackie, ai suoi amici e ai suoi cari. Bobby Spencer, l'infermiera interpretata da Jacqueline Zeman. È stata protagonista nella serie di Uno scabroso triangolo amoroso con Laura e Scott. Nella vita reale la donna era nata nel New Jersey, a Englewood, nel 1953. Fin da bambina appassionata di danza aveva iniziato a ballare dall'età di 5 anni. Poi aveva frequentato la Bergenfield High School. All'età di 15 anni Jacqueline era entrata nella New Jersey Dance Company e poi ha frequentato l'Università di New York in una facoltà di ballo. Si era trasferita a Caracas, in Venezuela, dove ha lavorato per un breve periodo come ballerina. Poi il lavoro come coniglietta di Playboy. La scintilla nella recitazione è scoccata dopo aver recitato in un episodio di The Edge of Night nel 1976. Da lì tanti successi come la serie ABC, One Life to Live, e appunto General Hospital, la soap creata da Frank e Doris Horsley che in Italia è stata trasmessa per la prima volta da Italia 1 nel 1982 col titolo Avventure e amori a Port Shard. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.